Ciao a tutti maker e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi del nuovo upgrade che ho portato qui all'interno del mio lab, ovvero di un nuovo aspiratrucioli della Holzmann ABS 1500 FF, che insieme a Krollit abbiamo deciso per questo upgrade. Per chi non conoscesse, Krollit è un'azienda italiana che tratta materiali per la lavorazione del legno, lamiera, giardinaggio e tanto tanto altro. Vi lascio qui sotto il link in descrizione. Come molti di voi hanno potuto vedere, io già posseggo un aspiratrucioli della Zipper e un aspirapolvere che porto in giro della Holzmann, ma avevo bisogno anche di un aspiratrucioli da portare in giro e usarlo in quelle lavorazioni dove si produceva molta polvere. Visto che vorrò apportare ancora delle novità qui all'interno del mio lab e nuove lavorazioni, allora ho deciso di portare questo nuovo accessorio attrezzo nel mio lab. Vediamo insieme come si presenta. Ho appena terminato di montare questo mio nuovo aspiratrucioli della Holzmann ABS 1500 FF, completamente in metallo, con la particolarità di avere un filtro a cartuccia per polveri sottili e avere anche l'aspirazione a pavimento. Ovviamente io lo modificherò perché ho intenzione di usarlo in un altro modo e quindi cercherò un tubo più lungo per poterlo usare magari al di sopra di un banco o vicino a qualsiasi altra macchina. Ha una potenza di 750 watt, ha un peso di circa 32 kg e un sacco da 60 litri. Molto facile da cambiare perché ha questi ganci di ferro che permette di mantenere il sacco prima che lo andiamo a stringere con la cinta. Per pulirlo, a differenza del sacco, questo ha una manovella che, girandola in senso orario e antiorario, possiamo pulire il filtro e far sì che sia sempre pronto ad aspirare. Colgo l'occasione anche per farvelo sentire acceso e farvi sentire più o meno il rumore, che è di 85 decibel. Thank you.
essere un aspiratore di 750 watt, devo dire che è anche molto silenzioso, a differenza di quello che ho già della Zipper. Ovviamente di questo aspiratrucioli vi lascio il link qui sotto in descrizione, per chi volesse dare un'occhiata e vedere il prezzo, che ne vale tutti, può andare tramite il link. Bene Maker, siamo giunti al termine di questo video, ringrazio Krollit per avermi dato l'opportunità di testare un nuovo prodotto Holtzman. Vi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi soprattutto su Instagram, perché è lì che vedrete tutti i miei spoiler o progetti d'inizio. Quindi a noi non resta che salutarci e vederci in un prossimo video. Ciao!